questo periodo senza correre rischi per la salute. Sentiamo i consigli, le regole da seguire. Ti piace l'abbronzatura? Sì, solo che non riesco mai a prenderla. Lei come si protegge al sole? Con delle creme con fattore minimo 20 i primi giorni e poi quando un pochino più avanti scendo perché sono un po' fanatica del colore scuro. Tutti pazzi per l'abbronzatura. Una tentazione irresistibile, un piacere da assaporare con spensieratezza, ma anche con un pizzico di prudenza. Meno di mezz'ora senza la giusta protezione può bastare a mandare in tilt la pelle. Questo è un dosimetro che in questo momento sta misurando l'intensità dei raggi ultravioletti solari e poco dopo mezzogiorno abbiamo un valore di 1,31 mezz'ora. Che cosa sta a significare in termini semplici? Sta a significare che questo valore per un fototipo medio, diciamo un fototipo 3, capelli castani, occhi chiari, pelle moderatamente chiara, può raggiungere la scottatura dopo circa 20-25 minuti. Il limite di sopportazione al sole dell'epidermide non è uguale per tutti, ma individuarlo è semplice. Il primo campanello d'allarme che tutti conosciamo è l'eritema. Che cos'è l'eritema? Il semplice arrossamento e che può arrivare poi fino alla scottatura, all'ustione solare con comparsa di vesciche, di bolle. L'eritema compare quando noi abbiamo superato la nostra dose massima tollerata, quindi osserviamo poi dopo 20-24 ore un arrossamento che può essere più o meno intenso. Non ti protegge al sole? No, io non mi metto mai niente. Un errore. Il mix di raggi ultravioletti A e B e lo shock termico sono una bomba di radicali liberi, in grado di inceppare i meccanismi cutanei di qualsiasi carnagione. Guai a rinunciare alla consueta e abbondante dose di crema ora di restare bianchi. Chi utilizza la crema solare si abbronza sicuramente, però più lentamente ed in maggior sicurezza. Quindi ci vorrà più tempo, a seconda ovviamente del fattore di protezione, però la pigmentazione, la produzione di melanina compare lo stesso. Il prodotto solare ideale deve schermare dai raggi UVA e UVB, essere applicato più volte al giorno e dopo ogni bagno, anche se resistente all'acqua. E infine tantissima cautela con i più piccoli. È importante sapere, per esempio, che fino ai 3 anni i bambini, addirittura anche usando la crema solare, dovrebbero comunque mantenere la maglietta, il cappellino e gli occhiali. Quando si espongono al sole vanno evitate assolutamente le ore centrali della giornata e la protezione per i bambini è tassativamente l'estrema, 50 più.